ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati nel mio bellissimo, strabellissimo, strabellissimo canale, eppure nel giardino perché finalmente è arrivata l'estate. Allora, volevo riprendere le vecchie letture che avevo, diciamo, già dall'anno scorso. Allora, facendo un piccolo riassunto per i nuovi che sono arrivati sul canale, benvenuti. Allora, queste qui già le trovate come due letture che ve ne avevo parlato, che sono La dieta di Neil Barnard e ovviamente La dieta di Furman. Ok, io in questo video invece volevo parlarvi della dieta dei 12, come li chiama lui, dei 12 magnifici, quindi sì, la dieta dei 12 magnifici di Greger, e quindi sigla. Ragazzi, lui si chiama Michael Greger, eccolo qui, e il libro in questione, ma ne ha scritti anche altri, e ce n'è un altro che volevo prendere, però mi sa che credo siano solamente ricette, quindi staremo a vedere. Comunque questo qua si intitola Sei quel che mangi ed è bellissimo, ovviamente collega di Furman e di Barnard, e sta sulla stessa linea, quindi si parla sempre di una dieta a base 100% vegetale. E ovviamente io mi sono segnata un sacco di cosette perché volevo dirvi un po' della dieta, un po' come funzionava, perché l'ho fatta e mi è piaciuta. Ovviamente questa qui l'ho fatta per un mesetto, mentre quella di Furman è la dieta che sto facendo, la dieta, diciamo che so alimentazioni, perché non è che dicono di farla, che ne so, per un periodo ristretto per perdere peso e poi basta. Diciamo che è un'alimentazione, anche perché pure le altre due si basano sui soliti 5 alimenti che vi dico sempre, che è frutta, verdura, cereali, legumi, semini, eccetera. Ok, quindi siamo sempre lì, diciamo, come come ossatura. Ok, allora, perché mi è piaciuto tanto? Allora, innanzitutto formichine che cascano dagli alberelli. Allora, mi è piaciuto tantissimo innanzitutto perché è lui che mi piace un sacco, perché mi metto le fotine, cioè sembro io al maschile, ride sempre, mi piace il modo che ha, molto sprintoso di gestire i suoi social, di parlare con le persone, di rapportarsi con gli altri, e quindi insomma mi è piaciuto subito, mi ha fatto una bellissima impressione, e quando a me le persone fanno una bella impressione vado sempre, approfondisco un po' la loro conoscenza. In questo caso, non potendolo conoscere, ho approfondito con la sua lettura. Allora, iniziamo subito e poi parliamo della dieta, diciamo, di questa alimentazione, e quali sono questi 12 alimenti, i magnifici 12. Allora, è un libro stupendo perché mi ha fatto a tratti ridere, perché certe cose impressionanti. Lui parte magari da, ecco, da qualche malattia particolare e dice: ah, questa malattia di qua, di là, gli scienziati hanno provato questo elemento chimico, l'hanno provato, riattraversato, riprovato, niente, si è visto che funzionavano solo, voi direte, ah, l'approccio... I broccoli, dai, ma come non potevano essere i broccoli? Finiti i broccoli, perché quest'altra malattia, hanno provato i composti chimici del mondo, hanno prelevato, fatto le fragole, vedete? Quindi giuro, a tratti fa sorridere, perché veramente parte dalle cose super, no, malattie, e poi si arriva alla frutta e alla verdura e mi ha fatto schiattare. E quindi alcune cose ve le devo leggere. Allora, devo essere abbastanza breve e vi pare che io non so breve, sono sempre breve nei miei video, no raga, mamma mia. Allora, parliamo della curcuma, lo sappiamo, insomma, fa benissimo, però leggiamo un attimino, poi approfondite anche voi la lettura e continuate da sole. Allora, la curcumina è un caso speciale, in quanto pare che appartenga a tutti e tre questi sottogruppi, il che significa che potrebbe aiutare a prevenire, ad arrestare la crescita delle cellule tumorali, e quindi parla anche dei fumatori. I ricercatori hanno indagato gli effetti della curcumina sulla capacità mutagena, appunto, di numerosi agenti cancerogeni, e hanno scoperto che è efficace contro molte sostanze comuni che causano il cancro. Questi esperimenti però sono stati condotti in vitro, cioè in una provetta da laboratorio. Dopotutto non sarebbe etico esporre dei soggetti umani alle peggiori sostanze cancerogene per scoprire se si ammalano di cancro. Tuttavia, qualcuno ha avuto la brillante idea di trovare un gruppo di individui che per propria scelta avevano già tali sostanze nelle vene, i fumatori. E quindi vanno a fare questo studio sui fumatori e scoprono appunto che la curcumina ha questi effetti, insomma, importantissimi. Allora, quando però ai fumatori è stata somministrata la curcuma, il tasso di mutazione genetica è precipitato del 38%.
5%, che è un dato insomma importante, e qui ci dà lo studio. I partecipanti non prendevano pillole di curcumina, ma meno di un cucchiaio, di un cucchiaino al giorno della normale curcuma che si trova al supermercato. Ovviamente questa spezia non può eliminare completamente gli effetti del fumo. In ogni modo, i fumatori che introducono la curcuma nel loro regime alimentare possono contenere parzialmente danni. E quindi riparla, c'è tutto qui bellissimo, ragazzi, da leggere, e poi eccetera eccetera. Quindi insomma voglio dare un po' tutte le informazioni più belle, quelle insomma che mi hanno colpito, quindi, e ci sono ancora un sacco di cosette sulla curcuma da leggere. Poi l'asma, che in tanti mi dite tanto, vi ricordate che vi avevo detto pure quello studio che avevo fatto alla mia amica, che avevo preso insomma tutte le cose importanti, e diceva della caseina sull'asma? Allora, lui che cosa dice? Parla insomma che gli alimenti di origine animale sono stati collegati a un maggiore rischio di asma. Insomma, lui ci aggiunge, oltre alla caseina, anche la carne, ok? Il modo in cui la dieta influisce sull'infiammazione delle vie respiratorie può avere a che fare con il sottile strato di fluido che costituisce l'interfaccia tra le pareti del tratto respiratorio e l'aria esterna. Grazie agli antiossidanti contenuti nella frutta e nella verdura che mangiamo, tale fluido agisce come prima linea difensiva contro i radicali liberi, che favoriscono l'ipersensibilità, eccetera eccetera eccetera. Alto, perché se no non ce la faccio. Allora, perciò, se gli asmatici mangiano meno frutta e verdura, la loro funzione polmonare peggiora. I ricercatori australiani, e c'è appunto lo studio, hanno cercato di eliminare questi cibi dalla dieta dei pazienti asmatici per scoprire che cosa sarebbe successo. Nel giro di 2 settimane i sintomi, che poi il bello, ragazzi, è che proprio, cioè, 2 settimane, 1 settimana, 3 mesi, cioè non fa uno studio lungo, prolungato, cioè come se gli effetti davvero, no, ci fossero subito. Quindi nel giro di 2 settimane i sintomi della asma sono molto peggiorati. È interessante notare che la dieta con poca frutta e verdura adottata in questa ricerca, cioè non più di una porzione di frutta e 2 di verdura al giorno, è il tipico regime alimentare occidentale. In altre parole, la dieta usata in via sperimentale per indebolire la funzione polmonare dei pazienti e peggiorare la loro asma corrispondeva di fatto alla dieta americana standard. Sarebbe invece possibile guarire l'asma aggiungendo frutta e verdura alla dieta? I ricercatori hanno ripetuto eccetera eccetera eccetera, e parla tutto, e io vi leggo l'ultima parte. Se aggiungere qualche porzione giornaliera di frutta e verdura può produrre un effetto così significativo, cosa accadrebbe nel caso in cui gli asmatici si sottoponessero a una dieta composta esclusivamente di prodotti di origine vegetale? E quindi i ricercatori svedesi hanno testato questa alimentazione e hanno scoperto delle cose meravigliose. Quindi stupendo anche la ricerca che lui fa, ma non la fa solamente lui, ve l'avevo detto anche Furman e anche Barnard citano spessissimo gli studi, appunto, e mi piace questa ricerca che fa, veramente molto bella. E quindi parla appunto di tutte le malattie polmonari. Diciamo che questa è una sorta di, come si chiamava, la cosa del medico, l'enciclopedia medica, ve la ricordate quella che c'erano tutte le patologie? Bene o male è la stessa cosa, perché è scritto lungo tutte queste malattie, che può essere l'asma, l'ictus, il cancro, poi ci sono quelle più leggere, quelle un po' più importanti, un po' più pesanti, ed è carino perché vi racconta tutti gli studi attraverso queste malattie. Io le ho saltate alcune, appunto c'è l'ictus, sta roba qui, insomma, qui parla per esempio degli antiossidanti, stupendo anche il discorso degli antiossidanti. Allora, quando, però vi devo leggere un pezzettino di più, durerà 1000 anni questo video. Allora, eccovi qui una spiegazione semplificata della biologia quantistica. Anche lui, come Barnard e Furman, utilizzano un linguaggio insomma che può essere comprensibile per tutti, ok? Eccovi una spiegazione quindi semplificata della biologia quantistica che sta dietro alla fosforilazione ossidativa. Le piante traggono energia dal sole. Se prendiamo una pianta e la mettiamo al sole, attraverso un processo chiamato fotosintesi, la clorofilla presente nelle foglie cattura l'energia solare e le trasferisce ai mattoncini costitutivi della materia, cioè noti come gli elettroni. All'inizio la pianta ha gli elettroni, insomma, quindi spiega un po' tutto questo e dice: così come sarebbe pericoloso gettare un fiammifero in un bidone di benzina facendole rilasciare tutta la sua energia in una volta, allo stesso modo l'organismo deve procedere con cautela. Ecco perché le cellule prendono gli elettroni dalle piante che mangiamo e ne rilasciano l'energia in modo controllato, come un fornella a gas, un po' per volta, finché l'energia non si esaurisce. A quel punto l'organismo trasferisce gli elettroni esausti a una molecola importantissima che forse avrete sentito nominare, cioè l'ossigeno. Di fatto veleni come il cianuro uccidono proprio perché impediscono al corpo di cedere gli elettroni esausti all'ossigeno. Ok, e va avanti e spiega, bellissimo, l'1-2% degli elettroni ad alta energia, cioè bellissimo proprio. In
ambito scientifico, il fenomeno attraverso il quale le molecole di ossigeno acchiappano gli elettroni isolati e impazziscono si chiama stress ossidativo. In base a questa teoria, ciò che causa di fatto l'invecchiamento è il danno cellulare derivato da tale fenomeno. Si è sempre pensato che invecchiamento e malattie fossero dovute all'ossidazione dell'organismo. Le macchie scure dell'età sul dorso delle mani, ad esempio, sono semplicemente grasso ossidato sotto pelle. Si ritiene che lo stress ossidativo sia il motivo per cui man mano che invecchiamo ci vengono le rughe, perdiamo la memoria e i nostri apparati smettono di funzionare. Di fatto, sostiene la teoria, ci arrugginiamo. È possibile rallentare questo processo ossidativo mangiando cibi che contengono grandi quantità di antiossidanti. Scoprire quali sono è facile, basta tagliarli a metà, esporli all'aria, cioè all'ossigeno, e vedere che cosa succede, come il discorso della mela. Se diventano scuri vuol dire che si stanno ossidando. Pensiamo a due frutti molto comuni, mele e banane. Diventano scuri rapidamente, il che significa che non contengono molti antiossidanti. Gran parte degli antiossidanti presenti nelle mele sono infatti concentrati nella buccia. Se tagliate invece in due un mango, che succede? Niente, perché è ricco di antiossidanti. Come si fa a impedire che la macedonia diventi scura? Basta aggiungere del succo di limone che contiene vitamina C, antiossidante. Queste sostanze possono impedire ai cibi di ossidare e possono fare la stessa cosa anche all'interno dell'organismo. È bellissimo, ragazzi, è vero che io non sono una salutista, però queste cose a me piace un sacco leggerle, non c'è niente da fare. I frutti di bosco, bellissima pure sta cosa. Allora, far regredire i polipi rettali con che cosa? Con i frutti di bosco. Esistono molti modi per mettere a confronto i benefici dei vari tipi di frutta e verdura, ad esempio attraverso il contenuto nutritivo o l'attività antiossidante, quella che abbiamo visto prima. La poliposi adenomatosa familiare è una forma ereditaria di carcinoma, ebbene sì, del colon retto, causata da una mutazione dei geni oncosoppressori. Se potessi far vedere la faccia di Rico così, amò, mamma mia, erano 10 minuti, mi hai detto no amore, perché devo registrare con questa stronzetta di macchina che perde il focus, quindi devi stare dietro a controllare, non mangiare le ciliegine amore, controlla gli antiossidanti. E dice che è stato realizzato un farmaco che pareva in grado di far regredire i polipi, ma ha causato il decesso di decine di migliaia di persone spumpate, ok? E quindi dice, ma è sicuro sto farmaco? I frutti di bosco potrebbero arrestare la crescita dei polipi, come faceva il medicinale, senza però provocare effetti collaterali mortali. La risposta è yes! Dopo 9 mesi di cura a base di lamponi neri, no? Il numero di polipi presenti in 14 pazienti affetti da poliposi adenomatosa familiare si è dimezzato e c'è lo studio, eccetera. Di norma queste formazioni avrebbero dovuto essere rimosse chirurgicamente, ma pare che i lamponi le abbiano fatte scomparire in modo naturale. Vedi amore? Ha detto io. Magna la frutta, mo, che non ti sbagli mai. Allora, il metodo con cui sono stati somministrati questi frutti, lo facciamo su Harry. No, non ce l'hai, volevi, però così, tanto per provare, amore. No, perché vogliamo ridere noi. Il metodo con cui sono stati somministrati questi frutti, però, non è stato per niente naturale. I ricercatori hanno usato una scorciatoia e hanno somministrato i lamponi sotto forma di supposte. Non fatelo a casa, mi raccomando. Dopo aver inserito nel retto, nelle chiappe, dentro lo culo dei pazienti l'equivalente di 3,6 kg. Sono morti per un altro motivo. No, sono guariti, che se di? Oh, 3,6 kg, io faccio a mio padre, oh. Quando viene qua a trovarmi, papà, piegati un attimo a piano. Tu fai il video, io lo edito, quindi vedi che ognuno, io vinco, tu vinci, lui non vince. La speranza è che un giorno, grazie alla ricerca, che è quello che dico pure io, giungeremo a dimostrare gli effetti antitumorali dei frutti di bosco assunti però alla vecchia maniera, vale a dire per bocca. No, ma l'ho detto, mi ha fatto ammazzare. Qui c'è una bellissima distinzione tra il ferro M, il ferro della carne, il ferro dei legumi, come viene insomma gestito dal corpo, assimilato. Eppure qua devo andare bella corta perché, ragazzi, allora, il nostro organismo non possiede un meccanismo specifico per liberarsi dal ferro in eccesso. Gli esseri umani hanno sviluppato la capacità di regolare la quantità di ferro assorbito dall'organismo. Se non abbiamo abbastanza ferro in circolo, gli intestini ne aumentano
aumentano l'assorbimento, se invece ne abbiamo troppo lo rallentano. Questo sistema a termostato però funziona in modo efficace solo con la fonte primaria di ferro nella nostra dieta, il noneme, che c'è appunto ferro M e noneme, il noneme che si trova soprattutto nei cibi di origine vegetale. Scusate, ho mangiato mezzo chilo di ciliegie. Una volta che, per bocca ovviamente, chi soffre di carenza di ferro, cioè gli anemici, dovrebbero decidere con il proprio medico se non sia il caso di provare prima a curarla attraverso la dieta, quindi appunto quella vegetale, poiché come è stato dimostrato, cito dagli studi, gli integratori alimentari a base di ferro aumentano lo stress ossidativo, quindi il discorso di prima, e le fonti più salubre di questo minerale sono i cereali integrali, i legumi, la frutta secca e a guscio le verdure a foglia verde. È meglio evitare invece di bere tè ai pasti, in quanto può inibire l'assorbimento del ferro. Per aumentarlo però si possono mangiare cibi ad alto contenuto di vitamina C, come quando mettiamo sugli spinaci il succo di limone, ok? O in zittini. Quella contenuta in una sola arancia è in grado di migliorare l'assorbimento del ferro da 3 a 6 volte addirittura, perciò se volete raggiungere l'obiettivo dovreste mangiare più frutta invece di bere una tazza di tè. E dice appunto le fragole, però devo andare un pochino più veloce. Le fragole possono davvero far regredire il carcinoma dell'esofago? I ricercatori hanno deciso di mettere alla prova le fragole. Ho detto se parte dal carcinoma il composto? No, le fragole! In uno studio clinico randomizzato in cui a pazienti con lesioni pretumorali all'esofago venivano somministrate fragole in polvere, i soggetti hanno mangiato da 28 a 56 grammi di fragole liofilizzate al giorno, quindi è una bella quantità, perché liofilizzato bisognerebbe fare questa cosa di quant'è. Perché non è che so 58 grammi di fragola liofilizzata, è molto, molto di più. Comunque, un po' come quella essiccata, no? Beh, pensa che sarà l'80% sarà acqua, no? L'80%, infatti, vabbè, comunque, vale a dire, vale a dire l'equivalente giornaliero di circa 450 grammi di fragole fresche. All'inizio dei trial tutti i partecipanti presentavano una patologia pretumorale lieve o moderata, ma sorprendentemente nell'80% circa dei pazienti, circa dei pazienti del gruppo a cui erano state somministrate alte dosi di fragole, la progressione della malattia si è invertita. Gran parte delle lesioni pretumorali sono regredite da moderate a lieve oppure sono scomparse del tutto. Metà di coloro che avevano assunto dosi elevate di fragole è tornata a casa senza lesioni, e c'è lo studio. Il composto è fragole! Come si chiama? Oprah Winfrey? Buoni mirtilli! No, per culo! No, queste per bocca hanno mangiato le fragole, le ho filizzate! Il mirtillo nelle chiappe! Che devi fa? Cara mirtilla, ma voi lo sapevate sta cosa delle leggi che ci stanno in 13 stati americani? E praticamente lei come si chiama? Come Oprah? Oprah Winfrey, vabbè, tanto avete capito, che è stata citata, questa è giusto una chicca così, che era stata citata in giudizio da un allevatore di bovini per aver infranto la legge del Texas sulla diffamazione alimentare. Te l'avevo detto, non puoi dire queste, che quella è un'altra ancora dell'hamburger. E hanno queste cosiddette leggi sul cibo, che dice leggi che rendono illegale qualunque commento tendenzioso che implichi che un prodotto alimentare deperibile non sia adatto al consumo da parte del pubblico. Cioè, nel suo show televisivo lei aveva parlato con un signore, Howard Lehman, un ex allevatore di bestiame di quarta generazione, che aveva condannato l'abitudine, quarta generazione ce n'ha di esperienza, che aveva condannato l'abitudine cannibalistica, ve lo ricordate, di nutrire le mucche con mangimi a base di carne bovina, una pratica rischiosa ritenuta responsabile dell'insorgenza e della diffusione dell'encefalopatia spongiforme, il morbo della mucca pazza praticamente. Disgustata dall'idea, lei aveva detto in pubblico, in TV, mi ha fatto passare la voglia di mangiare hamburger, cioè virgolettato, questa è stata la frase, cioè, pure io l'avrei detta, cioè vedo tipo quelle cose che fanno dei maiali, delle cose, ovvio che lo dici, no? Il giorno dopo tutte le aziende crollarono e l'allevatore texano dichiarò di aver perso milioni di dollari. Il mio compito era accertare, quindi Greger, che i commenti di Lehman fossero basati su analisi, fatti e dati scientifici affidabili e ragionevoli. Sebbene ci fossimo riusciti con relativa facilità, per l'allevatore fu in grado di inchiodare Oprah Winfrey in una lunga serie di... Ma è durata una vita sta causa, eh?
processi di appello, alla fine 5 anni dopo, cioè questa non ha potuto dire qua la frase, cioè allucinante veramente, alla fine 5 anni dopo un giudice federale archiviò il caso con formula dubitativa, mettendo fine all'incubo della conduttrice televisiva. Dal punto di vista strettamente legale, Ovra vinse, ma se la filiera americana della carne è in grado di trascinare, da una bellissima riflessione, è in grado di trascinare per anni in tribunale una delle persone più ricche e potenti del paese, che è appunto lei, no? Facendole sborsare una fortuna e spese legali, che effetto può avere una cosa del genere su chi volesse denunciare qualche cosa? Cioè, non lo fai, no? Parla un po' qui del punto del morbo dell'acqua, morbo della cucca pazza, della cucca pazza, se siamo capiti, quando io entro nel giro. Sì. E questa è la fase in cui voi sapete che qui dentro non ci sono solamente io, è un condominio, un meraviglioso condominio, ma è pur sempre un condominio dove è pieno di persone. Quando inizio a sfasare le cose, vuol dire che una sta uscendo, una sta entrando, una si dà agomitata, no, devo dire una cosa io, quindi e quindi niente. Cavolo riccio, quale composto chimico? No, cavolo riccio, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura, l'americano medio ne consuma al massimo circa 22 grammi all'anno, e aggiungerei che noi italiani manco mezzo, perché quest'anno il cavolo riccio non sono riuscita, che non è il cavolo nero, non sono riuscita a trovarlo in nessun supermercato, perché pure con quello ci faccio le chips. E che de che morì? Scrocchia. De che se schiatta? Rischiamo quest'anno di morire. Dice che, essendo una verdura a foglia verde scuro, il cavolo riccio non è soltanto uno degli alimenti più ricchi di sostanze nutritive del pianeta, ma è in grado di contribuire a combattere le infezioni. I ricercatori giapponesi hanno irrorato con una minuscola goccia di estratto di cavolo riccio i globuli bianchi umani su una piastra di Petri, che sarebbe il cosetto quello trasparente, utilizzando circa un milionesimo di grammo di proteina del vegetale, risultato che persino una quantità così irrisoria ha quintuplicato la produzione di anticorpi all'interno delle cellule. Capito, amore? Verdure, frutta, tutta la vita. Allora, de qua, de là, la cottura, eccetera, eccetera, andiamo avanti. I broccoli, ebbene sì, i broccoli. Come ho già accennato, il nostro organismo entra in contatto con il mondo esterno attraverso la mucosa intestinale, che può arrivare a misurare oltre 180 metri quadrati. Vedete, raga, quando uno si pesa e pesa un po' di più, non è colpa nostra, è che ci avevamo tanta mucosa intestinale. È un appartamento. Noi ne mangiamo pure pochi, perché non si trovano mai questi frutti di bosco, vero? Poi siamo in bosco. Cioè, sì, ma Sul bosco non frutta. Sul bosco non frutta, amore, è bellissimo. Questo bosco non frutta, ci devo trovare. Cioè, metto il titolo per un vlog. Questo bosco non frutta, con yoga la frutta a mano. Parla della dieta Atkins come fosse proprio vada retrosadana. Come prevenire il diabete? Ve lo salto perché l'abbiamo già visto con Barnard in un sacco di letture. Parla del carcadè, ma già ve l'avevo detto che il carcadè è spettacolare, e quindi c'è stato questo confronto sul contenuto di antiossidanti di 280 bevande comuni, e il carcadè è stato il numero uno, il migliore. Ma questo io lo bevo da una vita con nonna, l'avevo detto, il punto del latte, che a me ha sempre fatto schifo sia l'odore, il sapore, e poi mi mandava in bagno, e quindi no, nonna me lo sostituì con il carcadè, perché a me neanche il tè normale piace, a meno che non sia freddo, il tè aromatizzato alla pesca. Ho fatto i video su qui su YouTube, allora sì, in quel caso me lo bevo, altrimenti io di carcadè vado. E mo che me l'avete ricordato, oggi prima di andare in palestra vado a comprare il carcadè. Bacche di acai ce l'ho anche io, ce l'avete anche voi, me l'avete detto, vi piacciono pure per la colazione, io lo trovo veramente spettacolare. Per me la colazione è frutta, frullati con l'avena, il porridge d'avena con la frutta sopra, uno spettacolo, e le bacche di acai anche nel frullato. Allora, le bacche di acai sono salite alla ribalta nel 2008 quando un personaggio televisivo, il dottor Oz, lo conosciamo tutti, il primo studio della letteratura medica relativo agli effetti dell'acai sul tessuto umano è stato condotto su cellule leucemiche. I ricercatori hanno versato gocce di un estratto di bacche di acai sulle cellule tumorali di una donna di 36 anni. L'estratto ha innescato reazioni autodistruttive, cioè non so se si rendiamo conto, nell'86% delle cellule. Inoltre, l'aggiunta di un pizzico di bacche di acai disidratate e congelate su alcune cellule immunitarie chiamate macrofagi, poste su una piastra di Petri, consentiva alle cellule di inglobare e divorare fino al 40% di microbi più rispetto al solito. Proprio, cioè, braccio di ferro, stupendo.
Quale proteina fa meglio i reni? Elevato consumo di proteine animali può influenzare profondamente la normale funzione renale, inducendo quella che si chiama iperfiltrazione, cioè un drastico aumento del carico renale. Salto un pochettino, ragazzi, sennò veramente non andiamo oltre. Oggi però sappiamo che molto più probabilmente ciò dipende dal fatto che i reni processano le proteine vegetali in modo molto diverso da quelle animali. Nel giro di poche ore dal consumo di carne, i reni entrano in modalità di carne. I reni entrano in modalità di iperfiltrazione e questo vale per un'ampia gamma di proteine animali. Manzo, pollo e pesce producono effetti simili. Una quantità equivalente di proteine vegetali invece in pratica non determina alcuno stress per i reni, e c'è appunto lo studio. Se mangiate un po' di tonno, nel giro di 3 ore il filtraggio dei reni sale del 36%, ma se assumete la stessa quantità di proteine sotto forma di tofu, i reni non saranno costretti ad alcuno sforzo aggiuntivo. Sostituire le proteine animale con quelle vegetali può forse rallentare il deterioramento della funzione renale? Sì, una mezza dozzina di studi clinici elicita ha dimostrato che tale cambiamento è in grado di ridurre l'iperfiltrazione, eccetera. Cioè, ragazzi, c'è veramente proprio tanto, è veramente stupendo sto libro, penso uno dei più belli. Mi batte pure Furman e Tosta, ma lui lo batte proprio, lui mi batte Barnard tranquillamente, per cui proprio è proprio bello, proprio da leggere. Poi ognuno a casa sua se mangia quello che gli pare, però è bellissimo da leggere. Allora, vediamo che altro e poi giuro passi alla soia. Questa no, per noi femminucce, ragazzi, ve la devo leggere perché era anche una delle domande. Me l'avete chiesto pure voi, che c'era questa cosa che si diceva che siccome la soia contiene degli estrogeni, allora per chi aveva il tumore al seno o per chi volesse prevenire non è un alimento adatto. Allora, salto ragazzi, perché spiega molto 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 di più. E qua si fa la domanda: e che dire della soia per le donne che hanno già un cancro al seno? A tutt'oggi sono stati condotti 5 studi sul rapporto tra consumo di soia e donne sopravvissute al carcinoma mammario. Nel complesso i ricercatori hanno scoperto che le pazienti con un tumore al seno che mangiavano più soia vivevano significativamente più a lungo, avevano un rischio significativamente minore di recidiva rispetto a quelle che ne mangiavano di meno. C'è appunto lo studio, eccetera. La quantità di fitoestrogeni presenti in una tazza di latte di soia potrebbe ridurre tale rischio del 25%, che non mi sembra proprio poco. Poi papille gustative, ma questo è un discorso che ho sempre fatto io, anche quello che abbiamo fatto nell'ultimo vlog delle sostituzioni, che lui dice che all'inizio tutto può sembrare complicato, no? Soprattutto se uno passa dal... Amore, ma sto a fuoco io, sì. Soprattutto se uno passa dalle merendine, cascano le formichine che stanno su sta alberelli dei ciliegie e quindi fanno il solletico. E vi ho detto appunto che a volte se si passa, che uno è abituato a mangiare le merendine, c'ha quel grado di dolcezza, quel grado di zucchero che poi subito dopo se ci mettete, che ne so, una fragolina o qualcosa del genere, dice che è sto schifo, perché appunto vi siete abituati a quel tipo di zucchero, quindi è complicato, no? È come se uno masticasse la Big Bubble. Anche il discorso dei bimbi, che mi dite come si fa a fargli mangiare più verdura e frutta, se il bambino mangia, secondo, ma pure noi, figuriamoci loro, se uno mangia, che ne so, la Big Bubble, e poi dopo è complicato mangiare la macedonia di fragola, perché c'è? Io ho letto un articolo di Greger che diceva che il segolino ha una molecola dentro che cura i piedi storti. E le lingue lunghe cura il tegolino, sì, i tuoi studi che ti inventi sulla tua base scientifica. Perché hanno fatto un test su un gruppo di persone, il famoso sempre a doppio cieco su dei Petri, i doppi ciechi all'altra, e hanno dato a uno i tegolini, all'altro un finto tegolino che era molto duro perché era un tegolino vero, e quindi è andata quelli col tegolino. Questa dieta è appunto su questi 12 cibi. Quali sono? E qui vi rapporta sia il cibo che le porzioni che dovete mangiare, anche di più, però dice un minimo è questo. I 12 sono legumi, frutti di bosco e bacche, che non fanno parte della frutta, è proprio a parte, quindi frutti di bosco e bacche, e avete, immaginerete perché, l'abbiamo letto prima. Poi c'è altra frutta, crucifere, verdura a foglia verde, altre verdure, semi di lino, frutto a guscio e semi, erbe e spezie, cereali integrali, bevande ed esercizio fisico. Questi sono appunto gli alimenti che andrebbero maggiormente mangiati in questa dieta. E c'è, starete vedendo a parte, proprio un'applicazione che è gratuita, che è
proprio la sua, l'ha fatta sviluppare lui, che è tipo una sorta di diario alimentare bellissimo per tenere traccia di quello che voi mangiate, appunto utilizzando questi 12 alimenti magici, com'è che li chiama, che già mi sono, i magnifici 12, ok? Quindi ci sono le porzioni, ci sono varie idee appunto per utilizzarli, però è importante magari scaricare, se volete fare questa alimentazione qui, scaricare appunto questa applicazione, perché vi aiuta a tenerne traccia, ok? I semi di anguria invece hanno livelli apprezzabili di antiossidanti, perciò cerco di evitare le varietà prive di semi. Pensate bene, ragazze mie, che un cucchiaio di semi di cocomero può contenere tanti ossidanti quanto una tazza di melone. Con i semi o senza, l'anguria contiene un composto chiamato citrullina. Lo vedi che arriva sempre? Io lo chiamo citrullo. Citrullina, il quale stimola l'attività dell'enzima responsabile della vasodilatazione del pene, che conduce all'erezione. Quindi da domani il cocomero lo mangiamo noi e voi vi mangiate solo i semini. Ingegnere mio, hai capito? Consentendo un aumento del 68% della frequenza dei rapporti sessuali mensili. Vai con i semi di cocomero! Allora, siamo arrivati a questo punto. Uno, vorrei, fatemi sapere, cimentarmi, a parte che so che vi è piaciuto tanto il video, quel mix tra un cosa mangio in un giorno e il mukbang, e lo rifaremo insieme con altri argomenti, concentrato, insomma, come abbiamo fatto quello, mi è piaciuto tantissimo anche a me, però volevo farvi anche un cosa mangio in un giorno con lui, perché secondo me è un'alimentazione che va esplorata, è molto particolare, divertente, variegata, non va annoia mai, e io l'ho chiamata la dieta, diciamo così, la dieta della bellezza, perché ragazzi gli effetti che ci sono su di lui sono molto sulla pelle, su come ti senti proprio col corpo, è veramente stupendo. Voi mi direte, Anto, tu ci hai parlato di Neil Barnard, di Furman e oggi di Greger, che famo, quale dimo, qua? Ok, allora, diciamo che innanzitutto sono letture da fare, a prescindere, ok? Pure che mangiate il pollo, non avete intenzione di togliere il pollo, però secondo me sono letture belle da fare, ok? Allora, qual è la dieta migliore, quella per chi, per qualcun altro? Allora, secondo me poi alla fine, una volta letti, lo sentirete voi qual è la cosa giusta per voi, no? Però io, avendoli letti, dico qual è la dieta migliore di questa. In realtà sono tutte e tre migliori. Io dico che la dieta di Neil Barnard, che è quella che l'alimentazione di Neil Barnard, che è appunto il programma Kickstart, secondo me è per quelle persone che partono da un'alimentazione tradizionale, quindi basata sulla carne, formaggi, e vogliono curiosare, vogliono avvicinarsi, vogliono togliere magari una parte di carne, provare insomma a togliere alcuni alimenti a favore di altri, come vi dicevo nel mio cosa mangio in un giorno, e quindi questo ve lo consiglio proprio a voi, ok? Quindi questa qua di Furman io la vedo un pochino più indicata per chi magari ama parecchio la verdura, perché lui vi fa mangiare prima di ogni, quasi prima di ogni pasto, una quantità che va da mezzo chilo a un chilo di verdura cruda, e uno dice oddio quant'è, ma in realtà se prendete tre cetrioli, due pomodori, eccola lì che abbiamo fatto l'insalata così, e quindi vi fa ridurre drasticamente i condimenti, e quindi lui è pancia piatta, è uno spettacolo, è veramente, io la chiamo la dieta della pancia piatta. Mi sono scordata però di dirvi che la dieta Furman vi fa perdere 9 kg in 6 settimane, quindi insomma non male come obiettivo, anche quella di Neil Barnard, ma quella di Furman di più, proprio perché vi fa mangiare prima la verdura cruda e poi tutto il resto, che è un po' quello che faccio io. E Greger invece, l'alimentazione della bellezza, io la chiamo così, mi piace l'effetto che c'ha, mi piacciono i sapori, mi piacciono le sue ricette, quindi assolutamente consigliato anche lui. E se vi piace tenere il diario alimentare con la sua app, una sciccheria, ok? E quindi niente ragazzi, felicissima come una Pasqua finalmente di avervi parlato anche di Greger, il mio terzo dottore del cuoricino. Io vi mando un bacione grande grande, mi vado a dare una sistemata e scappo in palestra, perché appunto devo fliccare la casella dell'esercizio fisico, yeah! Anto, vieni con me. Anto, dov'è il tonno? Ciao ragazzi.